Nuovamente buongiorno, allora eccoci a commentare i temi dell'attualità politica. Diciamo che gran parte dell'attenzione è ovviamente sul vertice straordinario dell'Unione Europea di giovedì prossimo. Il menù, insomma, è quello che riguarda le debolezze e la situazione della Grecia, la crisi della Grecia, ma ovviamente non si potrà non parlare anche dell'Italia, che è sotto l'attacco della speculazione. Ieri un altro lunedì nero, c'era ovviamente molta attesa per la risposta dei mercati, la risposta è stata negativa, quindi ovviamente anche molti commentatori oggi scrivono che la manovra non ha soddisfatto i mercati, ma il discorso è ovviamente molto più complesso. Oltre al lunedì nero, però, c'è un altro tema che è molto in primo piano, in verità oggi sui giornali, ma non soltanto in questo martedì, ed è il tema nuovamente montante che ritorna dell'antipolitica, della protesta anticasta. Allora, questo è il titolo del giornale di oggi: sotto la casta l'Italia crepa, i cittadini sono stufi di politici che chiedono sacrifici e buttano via i soldi, è ora che la maggioranza si dia da fare. Poi vi mostriamo in perfetta sintonia il titolo di Libero: assedio ai papponi di Stato, rivolta anticasta, il 97% degli italiani non sopporta più i politici che ora promettono taglio dei parlamentari e stipendio legato alle ore di lavoro, ma chissà quando, scrive un po' sconsolato Libero. Poi Fatto Quotidiano di oggi, la riflessione, il commento di Paolo Flores d'Arcais: nei palazzi del potere c'è ancora qualcuno cui sia rimasta un'oncia di senso della responsabilità? Tra Montecitorio, Palazzo Madama e il Quirinale, i signori della politica riescono a rendersi conto dell'ira civica che cresce di ora in ora contro un'intera classe politica che oscilla tra inettitudine e ruberia, incompetenza e spudorata criminalità? Così scrive in questa sua invettiva Paolo Flores d'Arcais. E poi oggi sul Corriere della Sera il costituzionalista Michele Ainis dice, a proposito delle spese della casta: si possono tagliare in fretta e senza grandi disegni, insomma senza andare necessariamente a scomodare la Costituzione, si potrebbe però fare delle misure immediate in maniera molto più rapida. Do il buongiorno all'onorevole Guido Crosetto del PDL, che è anche sottosegretario alla difesa. La sente questa forza che torna a crescere, sottosegretario, dell'antipolitica? Insomma, ha visto i titoli, insomma io ne ho citati alcuni, di giornali sia di destra, diciamo, che di sinistra. È una preoccupazione che avete? C'è la consapevolezza? Certo che si sente nella gente più che nei titoli dei giornali, nelle parole di Feltri o nelle parole di Belpietro, si sente nella gente comune. Loro sono semmai quelli che in qualche modo spingono questa rabbia, ma è una rabbia che cresce e che in parte ha delle ragioni comprensibili, in parte è irrazionale, come tutte le ondate travolgerà chiunque, ma questo è chiarissimo. Fa meno effetto il pensiero di Belpietro e di Feltri, che guadagnano come 10 o 20 parlamentari assieme prendendo il contributo dallo Stato per i loro giornali, di quello non parlano. Quindi, perché la casta in questo paese è ampia, no? L'altro giorno c'era un giornalista, ieri, sul Corriere, che attaccava persino l'assicurazione malattia dei deputati, che viene pagata personalmente come a tutti, che prevede cose molto inferiori rispetto a quella dei giornalisti. Però ormai è uno sport e comunque bisogna reagire, cioè è una battaglia in parte giusta e in parte non giusta alla quale bisogna reagire. Io penso che il disegno di legge costituzionale di riduzione intanto a 500 tra Camera e Senato parlamentari, rispetto ai 945 di adesso, con tutti gli altri interventi che proporrà il Governo al primo Consiglio dei Ministri, che non so se sarà questo venerdì o la prossima settimana, in relazione proprio al fatto che il Premier giovedì sarà a Bruxelles e ci saranno magari anche degli atti nei giorni successivi, quindi o questo venerdì o la prossima, quello è un primo elemento di discussione su cui penso si potrà trovare una convergenza in Parlamento, e il Parlamento in qualche modo darà una prima risposta a una campagna che, ripeto, ha una parte di verità, ma ormai ha una parte di demagogia caricata da alcune persone, eccessiva.
Certo che è impossibile però fermarla, cioè quando c'è un'ondata così bisogna o uno si adegua o cerca di spostarsi, ma cercare di fare ragionamenti è impossibile, quindi tutti antipolitica in questo momento, tutti cast, cioè, si può accettare, scusi. Lei ha letto alcune frasi, adesso chi è Florence Dal Kaiser? Tutti stupidi, tutti ignoranti, tutti impreparati, cioè, allora. Sono al 145, ci sarà qualcuno che ha una professionalità, una credibilità, magari non ha rubato. No? Cioè, quello non è che faccia bene. Cioè, l'unica risposta a uno come Floyd Kay, se uno lo incontra per strada, è o sputargli in faccia, se uno è a posto, o dargli uno schiaffo. E vale anche per gli altri, perché è troppo facile insultare la casta. No? Uno insulta 945 persone, parlo dei deputati e dei senatori, tutti gli altri che ci sono attorno, che sono pochi, tutti nello stesso calderone, tutti cattivi, tutti maledetti, tutti a cui non frega niente nessuno. Il Parlamento è come l'Italia, ci sono quelli a posto, ci sono quelli meno a posto, ci sono quelli intelligenti, quelli meno intelligenti, quelli più preparati, quelli più... ci sono avvocati, professionisti, imprenditori, operai, cioè c'è una rappresentanza dell'Italia. Qualcuno la considererà di basso livello, io la considero allo stesso livello del paese, nel bene o nel male, nelle cose che ci sono. Ma non è che se io prendessi questi 945 e li tolgo e ne metto altri 945, il giudizio cambierebbe in un momento di questo tipo. Senta, le voglio chiedere un'altra cosa, sottosegretario. Lei, che diciamo le cose non le manda a dire, ed è stato anche molto critico nei confronti del ministro Tremonti a proposito della manovra. Perché però già in manovra non si sono inseriti dei provvedimenti, insomma, concreti, ficcanti, diciamo, per tagliare i costi della politica? Anche perché sa meglio di me che a fronte di sacrifici che si chiedono agli italiani, seppur molti di questi, diciamo, riguarderanno il biennio 2013-2014, ovviamente poi anche questo alimenta questa campagna, no? Questo sentire. Certo, ha ragione, ma la cosa più... Allora, intanto non si può mettere in una manovra una riforma costituzionale come quella del taglio. Il taglio dei parlamentari, come lei sa, non va in legge ordinaria, essendo una parte della Costituzione ma modificata con legge costituzionale. Questo non l'abbiamo deciso né io né lei, sono le regole del gioco, per cui il fatto che non ci sia in manovra ma il governo stia proponendo la legge costituzionale per fare quello è una risposta che non poteva essere data in uno strumento legislativo e che viene data in un altro strumento legislativo. Quindi in qualche modo quella è una risposta a tutti questi attacchi, perché vede, io continuo a dirlo, il problema, e dirò un'altra cosa magari non piacevole per qualcuno, non è solo o principalmente quanto paga una persona, è cosa fa. Se io ho un dipendente che mi rende 200, non ho problemi a dargli 50, 100, anche 150. La produttività, insomma, le dici. No, cosa fa, esatto, cosa e come fa. Se io ho un dipendente che mi rende 1, già dargli 0,5 è troppo. Allora, il problema che dobbiamo porci noi è: il Parlamento in questi anni come è stato visto dalle persone? Si trovano, fanno delle leggi, normalmente queste leggi ci creano più problemi, ci creano problemi al posto di risolvercele. Si trovano dal martedì pomeriggio al giovedì, giusto? Quindi percepisco uno stipendio per una settimana lavorativa che non ha paragoni rispetto a quella di un normale lavoratore. Allora, io direi che la prima cosa seria che dovrebbe fare il Parlamento, perché non dico che la casta, come viene chiamata, non debba fare molte cose, la prima cosa è, intanto, il lavoro di parlamentare deve diventare come un lavoro normale. Io sono arrivato al Ministero a fare il mio lavoro alle 8 di lunedì, vado via alle 8 di venerdì. Da quando sono lì ho fatto una cosa strana, cioè, sono presente più di quanto sono presenti tutti quelli che lavorano nel Ministero. Non faccio il parlamentare che è un altro lavoro, faccio il sottosegretario, perché la prima cosa è l'esempio. La seconda cosa banale è la trasparenza e l'impegno, cioè come fanno tutti quello che si chiede normale. Certo che si chiede qualcosa in più, tu sei un parlamentare, quindi non stai svolgendo, non sei il Guido Crosetto che fa il commercialista e rende conto a se stesso di come fa la sua professione e poi se fa qualche stupidaggine alla legge. No, tu sei Guido Crosetto che fa il parlamentare in nome e per conto di quelli che non lo sono e devi cercare la tua attività in qualche modo di risolvere i loro problemi. In quella legislativa, facendo delle leggi più serie possibili, applicabili, che non distruggano la vita alla gente.
in quella di governo, cercando, ad esempio, pare questo caso, di risparmiare, di non buttare via i soldi, di far funzionare le cose. Questo si fa non due giorni alla settimana, non tre, non quattro, ma come in tutte le professioni, cioè durante tutta la settimana. Sembra una banalità, purtroppo il fatto che non lo sia stata finora ha portato magari a queste cose qua. Quindi il primo cambio è trovare, riformare in modo tale che ridare dignità al Parlamento. Ma poi ne dico un'altra. La politica in questi anni ha tolto molte cose alla politica e date a cose esterne, le autority. Io sono una delle... E tuo marito, uno dei pensatori di cui ho enorme stima. Io penso che il potere dell'autority debba tornare alla Camera. La blocco un attimo, sottosegretario. Allora... Il costo dell'autority è di tutte le autority è superiore alle Camere. Poi ne dico solo una e poi ho finito. Una riflessione che lascio per lei. Costo dei deputati e dei senatori è un discorso e va affrontato. Costo di Camera e Senato è un'altra cosa. Perché cosa costa enormemente? Sono sì i deputati e i senatori, ma Camera e Senato, che è un altro discorso. Cioè, quanto negli Stati Uniti l'80% del costo della Camera è il costo collegato ai deputati, perché ogni deputato arriva, si prende, si porta il suo staff, quando va via se lo porta via. L'80%. Alla Camera italiana sarà il 7-8% il costo dei deputati. Buongiorno all'onorevole Linda Lanzillotta di API, Alleanza per l'Italia. Allora, intanto faccio la stessa domanda che ho fatto a Crosetto, a lei, no? Cioè, rispetto a questo di nuovo sentimento montante nel Paese, qual è la sua riflessione? E poi se, diciamo, alcune delle cose dette da Crosetto, insomma, l'hanno convinta o no? La mia riflessione è che noi siamo in un momento difficilissimo per il Paese, in cui c'è una vera sofferenza. Pensiamo solo alla disoccupazione dei giovani, dei ragazzi, pensiamo alla difficoltà delle piccole imprese, pensiamo ai sacrifici che vengono chiesti con questa manovra, a cominciare dai ticket sanitari. E mentre il Paese, diciamo, deve affrontare questa crisi, soffrendo direttamente, è di fronte a istituzioni che sono... diciamo uno spettacolo di caduta morale verticale, perché prima di tutto il Parlamento è delegittimato per come è stato composto. Non dimentichiamo che questa legge è una legge in base alla quale i segretari di partito, i capi dei partiti nominano dei deputati, e si è visto nel corso dei mesi, degli anni, che i criteri di nomina non sono stati esattamente dei criteri meritocratici. Per di più, via via in questi anni il sistema politico è cresciuto, è diventato enorme e schiaccia la società italiana. Io ricordavo che noi abbiamo praticamente 10 livelli di governo elettivo, che a partire dall'Europa fino a arrivare al lato rifiuti, noi abbiamo 10 livelli in base a un criterio, diciamo, a un'idea un po' paradossale della democrazia. Intorno a ciascun livello si costruiscono degli apparati, dei sistemi di potere scarsamente trasparenti, che però condizionano la vita delle persone, e la condizionano ormai in modo pervasivo. Se devi avere lavoro, se devi andare da un medico, qualsiasi cosa un cittadino o un'impresa debba fare passa ormai da un'intermediazione politica. Ora tutto questo è diventato intollerabile, quindi non è solo il costo diretto, ma è la delegittimazione morale di questo sistema, la mancanza di trasparenza, il suo costo complessivo, perché sicuramente deputati e senatori vanno ridotti, e lo stiamo dicendo da 20 anni. L'altro punto è l'incapacità di decidere di questo sistema. Noi parliamo di riforme da 20 anni, e da 20 anni non si riesce a fare una riforma. Il sistema a cui io accennavo, quello della semplificazione urgente del sistema istituzionale, è qualcosa di cui noi sappiamo e siamo consapevoli ci sia assoluto bisogno da anni, ma le resistenze delle singole corporazioni, non solo professionali, ma anche pubbliche, politiche, gli amministratori delle province, gli amministratori delle comunità montane, gli amministratori delle società pubbliche, ogni volta condiziona una politica debolissima. Questo
incapacità di decidere della politica e nello stesso tempo di autoalimentarsi sta arrivando a un cortocircuito che in una situazione di crisi è diventata intollerabile per i cittadini. Quindi occorre, io credo, una cambio radicale di passo, cioè il paese ha bisogno di un momento di assoluta discontinuità e di ritrovare una guida politica di governo che sia credibile nella sua capacità di realizzare quei cambiamenti che sono assolutamente indispensabili, perché altrimenti l'esito può essere anche molto pericoloso per la democrazia. Buongiorno all'onorevole Francesco Pienati, no? Popolo e territorio voi siete. Alleanza di centro anche per sì, Alleanza di centro e poi Popolo e territorio che ha sostituito la definizione dei responsabili. Sì. Lei come si pone nei confronti di questa protesta che cresce? Io la vedo come un fenomeno, storico, perché se si seguono i dati della cronaca non si può che registrare quest'ondata crescente che ha delle sue motivazioni profonde, ma anche, come diceva giustamente Crosetta, un altissimo tasso di demagogia, cavalcata peraltro da giornali che tendono, secondo me, semplicemente a spostare l'attenzione dai problemi reali ai problemi immaginari. È chiaro che quando c'è malessere si cerca sempre un capro espiatorio. Una frase famosa di Nenni era che c'è sempre un puro più puro che ti è pura. Cioè, se cominciamo a cercare nella massa della politica italiana, delle istituzioni italiane, chi costa di più, chi costa di meno, secondo me facciamo un esercizio poco utile anche al paese. Lei dice i giornali, però basta camminare per una città, no, per un paese italiano e sentire questo mugugno. Non ho dubbi su questo. Dico soltanto che è un problema sul quale è facile creare, alimentare, anche giustificare della rabbia, ma che poi non porta a nessuna soluzione, perché comunque i costi della politica sono quota parte, una cosa minima rispetto ai costi della pubblica amministrazione del paese. È giusto intervenire, ma è giusto intervenire con oculatezza. La distinzione che faceva Crosetto fra il costo del parlamentare e il costo della Camera, il bilancio annuale della Camera, quindi abbiamo visto affitti di immobili piuttosto che acquisizioni e tutto quello che viene, porta esattamente a delle cifre chi però è arrabbiato, non è che sta a distinguere. Ma sì, ma io ripeto, questa è una rabbia incontenibile, giacobina, che non produrrà nulla, io lo dico da adesso, cioè a prescindere che noi già abbiamo avuto una riduzione degli emolumenti dei parlamentari del 10% recentemente, continueremo ad avere, non abbiamo nessuna difficoltà. Personalmente io avevo molto più reddito da non parlamentare che da parlamentare, quindi è anche un problema relativo. E poi un'altra cosa che bisogna dire, secondo me, è che tutta questa polemica alla fine è una polemica che va contro il principio sacrosanto, sempre alimentato e chiesto dalla sinistra, del finanziamento pubblico della politica, perché se tu tagli completamente i costi della politica, la politica la fai fare solo ai ricchi, che mi sembra un criterio che nel corso dei secoli è stato fortunatamente smontato, consentendo a tutti parità di accesso e parità di costi. Allora, per esempio, le province, si è detto che dovevano essere abolite, è sacrosanto che venissero abolite e non sono state abolite. Si sono astenuti in aula il PDL e il PD, quindi c'è una convergenza di interessi a dire una cosa e farne un'altra. Le regioni, i costi dei consiglieri regionali sono sempre o quasi sempre ampiamente superiori a quelli di un parlamentare. Quando un consigliere regionale non ha né i costi di trasferimento, né i costi di alloggio fuori residenza, né, credo, anche una grande incidenza in termini di potere legislativo. Questa è una crisi che può essere aggredita da tante angolazioni, da tante parti, ma se ci si illude che dando addosso alla politica in maniera generalizzata si ottengono dei risultati validi per tutti, si fa un errore clamoroso. Dopodiché io prevedo che questa ondata continuerà a crescere, continuerà ad avere effetti importanti, anche devastanti, ma non risolverà il problema. Tra l'altro è tutta la crisi italiana che è inquadrata male. Io oggi sul Corriere della Sera, ma lo vedo tutti i giorni perché leggo anche, come tutti i colleghi, i quotidiani di economia, ci sono delle tabelle che danno sempre una visione organica di quello che stiamo passando a livello europeo e internazionale. I grandi giornali internazionali, sai di cosa parlavano i giorni scorsi? Del fatto che gli Stati Uniti d'America non sanno definire il debito pubblico che hanno a quanto ammonta e dicono che la Cina sta rallentando e questo a catena porta un ulteriore rallentamento anche delle speranze di crescita della nostra economia. E noi abbiamo in più un governo nazionale, questo va detto perché poi se no parliamo di aria fritta. Oggi i governi nazionali sono commissariati dall'Unione Europea, quindi il vero problema che noi abbiamo è un'Unione Europea che non si definisce, non si sostanzia come unione politica, ma come unione burocratico-amministrativa.
noi siamo dei governi a sovranità limitata e lo abbiamo scelto, nel senso che io quando io facevo i primi anni di giornalista, ricordo, i governi della Prima Repubblica, tanto decantati, e invece non andrebbero tanto decantati, facevano delle leggi di spesa senza prevedere la copertura. Cioè si arrivava a fine anno, traduco per chi ci sta ascoltando, si prevedeva l'assunzione di 4.000 dipendenti pubblici, poi si diceva ma come li paghiamo? Vedremo nella prossima finanziaria. Oggi l'Europa giustamente queste cose non te le fa fare, per cui i nostri bilanci, si vede quello che sta succedendo in Grecia, sono controllati e se tu esci fuori binario di poco o di nulla ti vengono addosso, ti rimettono a posto, quindi o il problema viene inquadrato nei suoi termini reali. Se no mettiamo le ghigliottine in piazza, decapitiamo i parlamentari, non c'è problema. Io mi dimetto, penso, un giorno prima come tutti per evitare di perdere la testa, decapitato. Ma non risolviamo il problema, perché qui non siamo nella fase dell'analisi seria, siamo nella fase della pura demagogia, dell'eccitazione. Allora, se vogliamo procedere così, abbiamo visto nel corso della storia che succede. Ci fermiamo un attimo. Io penso che non sia una cosa intelligente. Per la pubblicità poi sentiamo Stefano Fassina del Partito Democratico e Fabio Martini della Stampa. Allora, do il buongiorno anche a Stefano Fassina, che è responsabile economico del Partito Democratico. Le chiedo intanto se lei avverte questa protesta montante contro la casta, intanto. Questa è la prima domanda, in modo da poi esaurire il giro delle prime riflessioni. Poi ovviamente ho da chiederle diverse cose, sia sulla riforma presentata da Calderoli, sia sulle vostre proposte, no, per limitare i costi della politica. Ma certo, si avverte e non si avverte da questi giorni. È tanto tempo che questa protesta monta, credo che fosse presente anche nel voto delle amministrative, fosse presente anche nel voto referendario, è tornata esplosiva in questi giorni, non a caso a seguito di una manovra che è stata percepita dall'opinione pubblica per quello che effettivamente è, cioè profondamente iniqua e ingiusta. Io credo che dovremmo guardare alle ragioni profonde di questo malessere, se sono vere o se sono inventate. Io credo siano vere le ragioni profonde, alcune sono state dette. Sono molto d'accordo con l'onorevole Anzillotta quando ricordava la legge elettorale. Uno dei problemi fondamentali è che tu non hai qualcuno con cui discutere, con cui anche arrabbiarti. Se avessi il deputato o il senatore del tuo collegio col quale confrontarti, avresti quantomeno un'interlocuzione. Oggi un cittadino non sa nemmeno chi è quello che lo rappresenta. Questo guardate, è un punto fondamentale per ricostruire un minimo di fiducia fra cittadini e istituzioni. La seconda ragione vera di questa rabbia che sta montando è il fatto che noi abbiamo un Parlamento che negli ultimi tre anni è stato visto, è stato percepito, perché è stato così, fare misure molto dure in termini di impatto sull'economia, sui servizi sociali, sui servizi pubblici, sulle tasse, e per il resto concentrato su, giustamente o no, io credo no, ma su misure che riguardavano una persona, fino all'esempio assolutamente allucinante del Premier che inserisce in una manovra di quelle dimensioni, con quegli effetti sulle pensioni, sui ticket, sui servizi delle regioni, sulle tasse, inserisce una norma per se stesso che riguarda il lodo Mondadori. Di fronte a questa situazione, di fronte a un Parlamento che in una manovra d'emergenza che deve essere approvata in tre giorni emenda quei timidi interventi di riduzione dei costi della politica che erano stati introdotti, sebbene partissero nella prossima legislatura, li emenda per cancellarli e boccia tutti gli emendamenti delle opposizioni che insieme avevano presentato interventi per far partire dal 1 gennaio 2012 la riduzione del trattamento stipendiale dei parlamentari, il cambio dei vitalizi per il passaggio al sistema contributivo come l'INPS, gli interventi sulle auto blu, gli interventi per il superamento, per l'eliminazione delle province sotto i 500.000 abitanti, l'accorpamento dei comuni sotto i 5.000 abitanti, interventi di questo tipo, nel momento in cui appunto si chiedono ticket, si tagliano le pensioni di chi ha lavorato 40 anni da operaio, guadagna 1.150 euro al mese di pensione, è difficile non capire come possa, diciamo, rimanere silente un paese di fronte a questa situazione. In un quadro in cui
Sono state in 3 anni alimentate aspettative nei cittadini che noi eravamo fuori dai problemi. È stato ripetutamente affermato dal Presidente del Consiglio in giù che noi stavamo meglio degli altri, che la crisi era alle nostre spalle, che era un portato prevalentemente psicologico. Improvvisamente arriva una manovra che, di 47, 48 miliardi che prevede interventi brutali su tutti. In questo contesto mi sembra inevitabile che ci sia una reazione di questo tipo, e purtroppo poi diventa a toni anche inaccettabili, perché ora veramente che il direttore del giornale e il direttore di Libero, che sono stipendiati dal Presidente del Consiglio, che è quello che ha, diciamo, è il massimo responsabile di questa situazione, vengano a fare anche le lezioni di come dovrebbe essere, è veramente inaccettabile. Quindi o noi ricominciamo ad affrontare i problemi veri, che sono quelli che dicevo, cambiare la legge elettorale, cambiare una manovra che è profondamente iniqua, dare buon esempio, cioè intervenire subito sui costi della politica, subito, contestualmente agli interventi di finanza pubblica che si fanno, oppure noi rischiamo una dissociazione tra l'opinione pubblica, i cittadini e le istituzioni, che porterà a fondo il paese. C'era un attimo, credo, Grosetto volesse... Non so se voleva ribattere qualcosa, perché poi devo sentire Fabio Martini. Solo una cosa, lui non ha capito, Fassina, mi spiace, che l'unico che si salva da questa cosa antipolitica è il fatto che lo facciano Libero, il giornale significativo, è Berlusconi. Cioè, da questo giudizio di antipolitica nei confronti dei parlamentari e del Parlamento, l'unico che si salva è quello che nell'immaginario collettivo dello stipendio parlamentare non gliene può fregare di meno. Proprio, quindi guardi, tu non, guarda, non significa proprio che tu non cammini per strada, perché se cammini per strada ma la gente, la gente è più facile. Di Berlusconi a Milano ha preso 20.000 preferenze. Ma lascia perdere. E come lascia perdere? No, ti sto dicendo, un conto è il discorso elettorale, ma quello è un altro giudizio. Su questo discorso dell'antipolitica forse non ti rendi conto, te ne rendi camminando, che non troverai mai nessuno, non troverai mai nessuno, esatto, ma lascia avere politica, non troverai mai nessuno in un bar che dice Berlusconi è lì per lo stipendio parlamentare. Quindi, ma non è il problema discorso, dello stipendio parlamentare. Ti sto solo dicendo, non ti ho interrotto, per favore, sto solo dicendo quanto il tuo ragionamento da questo punto di vista coinvolgendo Berlusconi, questo ragionamento sull'antipolitica, sia sbagliato, perché se c'è uno che per l'antipolitica di questi giorni, che non è l'antipolitica della finanziaria, è l'antipolitica di quelli che dicono basta, cioè siccome io sono in difficoltà non voglio che quella gente schifosa, brutta, che non tanto non fa niente, guadagni questi soldi. Questo è il giudizio del cittadino medio che trovi per strada. Perché lo fa? Perché a differenza di altre, da mesi sui giornali, in modo giusto o sbagliato, c'è scritto quanto guadagnano i parlamentari. Poi lascia perdere, è l'unica categoria in cui la gente gli calcola lo stipendio, quello che per un altro sarebbe una trasferta, no? Perché se uno deve andare da Milano a Roma non lo dicono che quello stipendio, i parlamentari sì. Se ci fosse quello dei giornalisti, di loro due, di altri giornalisti, dei direttori, e se tutti i giorni fosse diffuso, sarebbero loro l'esempio. Perché siccome la maggioranza della gente non ha stipendi che superano i 1.500 o i 2.000 euro, qualunque persona guadagni di più in questo paese viene considerata una persona che deve essere portata più bassa. I parlamentari adesso sono, e ne sono un esempio negativo, perché mentre il minatore dici fa 60 ore al giorno in miniera, 60 ore alla settimana in miniera, il parlamentare viene considerato uno che non fa niente, e questa è la sensazione. In più la politica non ha la capacità di rispondere nell'unico modo serio, quello che diceva prima in qualche modo sia tu, sia Pieranti, sia Lanzillotta, quella di ridurre le cose che sono visibilmente inutili. Cioè quella, ma lì perché dice l'altro problema, che la politica non ha il coraggio e la volontà di spiegare. In realtà c'è la politica, che è 10, e poi c'è l'apparato burocratico dello Stato. Non è vero che c'è l'apparato burocratico dello Stato? Sì, c'è l'apparato che è 100, e che è quello che comanda. Perché in realtà i parlamentari farebbero una figura ancora più pessima, alcuni, non tutti, se dicessero che quello che leggono in commissione lo scrivono i funzionari della Camera, cosa che sa qualunque giornalista parlamentare. Posso? No, però devo far dire una cosa a Fabio Martini. Rapidissimamente, ma io credo che facciamo male a banalizzare. Non è semplicemente un problema di esposizione mediatica che porta a questa reazione nei confronti dei parlamentari. Innanzitutto i parlamentari vengono pagati da risorse pubbliche, ed è una differenza di un qualche rilievo rispetto ai giornalisti, rispetto a tanti altri soggetti del settore privato. Quindi io cittadino che pago le tasse e mi si chiede un ticket di 10
10 euro o mi si taglia una pensione di 1.100 euro, ecco, quelle risorse pubbliche, una parte, poi c'è un ingigantimento dei costi, possono essere risparmiate se qualcun altro partecipasse a quel sacrificio. Io credo in modo legittimo, mi risento e protesto perché chi dovrebbe condividere con me quei sacrifici non li condivide. È quello che ti sto dicendo io. No, ma non possiamo dire che è un problema mediatico. Poi i giornali. No, quello che ti sto dicendo io è che in questo momento c'è quello, ma certo che l'esempio lo devono dare i parlamentari. Vabbè, ho capito, ma tu fai parte di una maggioranza. Tu fai parte. Contro le scusatemi, sentiamo Fabio Martini che ha raccolto anche come dire, queste prime riflessioni alla un Camera attimo, non andava bene. Peraltro mi pare che nelle classifiche di apprezzamento degli italiani, politici e giornalisti, non è che siano tanto, diciamo, siamo abbastanza messi male anche noi giornalisti, al di là dei redditi, voglio dire, al di là dei redditi. Giustamente, anche noi abbiamo molti vizi da farci perdonare, da emendare. Ecco, lei molto opportunamente prima aveva letto i titoli del giornale di Libero, ma anche del Fatto. Sembrava in qualche modo di rileggere l'Indipendente e l'Unità di 18 anni fa. E allora viene da chiedersi se per caso non ci stiamo avvicinando a una nuova stagione delle monetine. Cioè una di quelle giornate memorabili, certo, che in qualche modo segnano la storia di un paese. E dico questo perché il mix di crisi economica, crisi finanziaria e crisi della legittimità della politica effettivamente stanno determinando un clima che poi portò, piaccia o meno, il clima di Mani Pulite, insomma, per capirci. Anche a quell'evento che, no, ripeto, può piacere o meno, ma segnò simbolicamente la stagione di Tangentopoli, cioè il lancio sprezzante delle monetine verso un politico poco amato, ma comunque un leader politico di primo rilievo, Bettino Craxi. Dico questo perché c'è un primo passaggio critico molto delicato domani alla Camera. Ieri abbiamo avuto il secondo lunedì nero della nostra storia recente. Se questa mattina i mercati dovessero reagire nuovamente in modo negativo e lo stesso dovesse accadere domani mattina, effettivamente la votazione sulla richiesta di arresto da parte della magistratura dell'onorevole Alfonso Papa si caricherebbe effettivamente di una grossa tensione, perché poniamo il caso che la Camera legittimamente decidesse di rigettare la richiesta della magistratura. A quel punto, cioè, c'è da chiedersi, è carburante per la protesta. C'è da chiedersi come reagirebbero le piazze, e a quel punto, mi perdoni Crosetto, potrebbe aprirsi una concorrenzialità che potrebbe riservarci molte sorprese. Cioè, questa mattina non è presente un esponente della Lega, ma e invece è presente un esponente del PD, ma ne potremo parlare più tardi, ma sì, non è escluso che possa esserci una sorta di concorrenzialità tra questi due partiti per cavalcare la piazza. Questo è un elemento molto interessante da analizzare. Però, scusa, posso dire una cosa? Adesso, domani, il Parlamento dovrebbe decidere se una persona che si chiama Papa può chiamarsi Pinco o Pallino. Visti gli atti, non letti sui giornali i titoli. Gli atti arrivati dalla Giunta. Visti gli atti arrivati alla Camera nel dettaglio. Merita di essere arrestato o meno? Cioè, non è che la Camera domani, in teoria, si vede e dice ci sono i mercati che non vanno oggi, per cui Papa, indipendentemente da cosa ha fatto o non ha fatto, votiamo in un modo o nell'altro. Cioè, domani c'è il giudizio su una persona, che può essere positivo o negativo, cioè il voto sarà segreto, ognuno voterà come vuole. Beh, non è obbligatorio che sia segreto. E vi annuncio questo, il voto sarà segreto. Dovrebbe essere trasparente. Se è trasparente, la coscienza può essere anche trasparente, non è che sia solo segreta. L'importante è averla, non prenderla per nome o per matrimonio. Allora, quindi domani il giudizio su Papa sarà un giudizio che si dà su una persona, non in relazione al clima. Poi può essere un giudizio che influenza il clima, nel senso che è stato presentato Papa come colpevole e quindi da mettere in galera. Tutti quelli che hanno ascoltato, io non faccio parte della giunta autorizzazione della Camera, tutti quelli che hanno ascoltato, il centrodestra e il centrosinistra,
la discussione sull'argomento nella giunta delle autorizzazioni hanno avuto l'impressione che non si trattasse di cose gravi che meritano l'arresto, perché alla fine l'unica contestazione che è rimasta in piedi, dicono, siano 3 giorni pagati a una donna da un imprenditore in un hotel di Roma. Però in questo momento sa cosa finirà? Che probabilmente la spinta della piazza farà dare al Parlamento un voto che in un'altra epoca, in un altro momento, non sarebbe contro un parlamentare, anche certo, al contrario, un condizionamento, no? Quello che succede sui parlamentari. Ne pagherà una persona e alla fine agli altri 944 importerà poco, sarà dato questa cosa in pasto, che non è una cosa giusta. E quindi io non me la sento dire, perché il discorso più facile è dire no, è giusto, questi sono tutti dei banditi, mandiamoli tutti. Mi sembra assurdo, lo ripeto, giudicare una persona si giudica per quello che ha fatto quella persona in quelle circostanze, indipendentemente da cosa succede. Ho l'impressione che il giudizio di domani, e ha ragione Martini, sia dato più per considerazioni politiche, per il vantaggio che posso averne in un caso o nell'altro. E questo, capisco, non sia un discorso che piace alla gente, ma non è giusto. Noi dobbiamo mantenere la coscienza indipendentemente da quello che succede fuori. Anzi, Lotta e poi Fassina. No, ma vede, il ragionamento che faceva Crosetto conferma il perché il Paese percepisce questi strumenti, l'autorizzazione a procedere, l'autorizzazione, come degli strumenti di difesa di un ceto diverso. Questo non è che il Parlamento si deve sostituire per dire è colpevole o non è colpevole. Ai magistrati, certo. Deve dire semplicemente è perseguitato politicamente oppure no, perché se non è perseguitato politicamente si applica la legge come a qualsiasi cittadino. Sì, siccome nel caso di specie la persecuzione politica mi sembra esclusa, il punto non è che sia il Parlamento a sostituirsi alla magistratura e a quindi proteggere dalla magistratura un membro del Parlamento, perché questo accentua questa sensazione di separatezza, di privilegio, di distanza dal Paese che tutta la vicenda di questi anni hanno determinato. Quindi è vero il cortocircuito e il fatto che quella decisione sarà influenzata dal contesto, ma il punto è che in tutti questi anni è stato mandato questo messaggio al Paese, cioè di usare questi strumenti come strumenti di protezione di impunità, del ceto politico, di impunità. E quindi è questo che è uno degli elementi che ha determinato questa opinione pubblica. Oltre a quello, diciamo, io di non sentire più la politica, adesso io capisco che ormai sembra patetico dire le cose, come servizio, cioè invece come carriera di ciascuno per raggiungere un livello di reddito, quando magari facendo un altro mestiere non sarebbe arrivato da nessuna parte. Questa cosa qui è stata persa dalla politica, il fatto adesso che un consigliere circoscrizionale, no, che è un tipico impegno civico sul territorio, debba avere una indennità che è pari a uno stipendio, è proprio la perdita, lo smarrimento del senso originario dell'impegno politico, che è un impegno al servizio della propria comunità. E questo è stato totalmente smarrito, perché tutti gli episodi di corruzione, di percorsi strani attraverso cui si fa il consigliere regionale, il parlamentare, tende a ormai vedere questo come un gruppo di persone che fanno i propri interessi piuttosto che gli interessi del Paese. Senta, Alleanza per l'Italia domani come si comporterà riguardo alla richiesta d'arresto per Papa? Io dico come mi comporterò personalmente e comporterò per l'arresto di Papa, perché viste le carte sentite, certo, le persone che stanno nella giunta, non esiste il sospetto di fumus persecutionis. E quindi si può poi giudicare la magistratura, ma io penso che non è il Parlamento, io non mi sento di... e non avrei gli elementi per sostituirmi al magistrato. Quello che io devo valutare è se ci sono elementi che inducono a ritenere che Papa sia oggetto di una persecuzione politica Woodcock, da parte della magistratura. Che notoriamente un magistrato tranquillo, sereno, che fa le cose con obiettività. Dico Woodcock, che è il richiedente, è notoriamente un magistrato sereno, tranquillo, scevro da
strumentalizzazioni politiche, quindi questo incoraggia la lettura. Sì, però appunto pregiudica Papa come altri cittadini. Io allora, mi preoccupo di tutto. O si interviene disciplinarmente in modo, diciamo, veri, su Woodcock, oppure Woodcock opera su un parlamentare come sugli altri cittadini. Sul ex magistrato come Papa, oltre che ma io sono perché i magistrati fascina. Non sì, facciano attività politica. Su questo punto, perché è un punto importante, domani Martini insomma, ha sollevato di fare una questione più che... Sì, Martini ha sollevato una questione cruciale. Importante, io vorrei sottolineare che il Partito Democratico non intende cavalcare nessuna piazza, non ha questa cultura populista. Semmai qualcuno dall'altra parte della maggioranza si dovrebbe interrogare sul populismo che ha alimentato in questo ventennio, perché fino a qualche settimana fa, diciamo fino a prima delle elezioni, sentivamo appelli al popolo che venivano dal Presidente del Consiglio, il popolo sovrano, le leggi, soprattutto quelle costituzionali, venivano relativizzate perché c'era il popolo sovrano. Da qualche mese questo popolo sovrano è sparito, quindi il populismo non fa parte certamente del nostro DNA. Noi vogliamo dare risposte a quei problemi che dicevo prima. Dietro questa ondata ci sono problemi veri. Se noi non affrontiamo i problemi veri, noi facciamo un danno enorme al paese. Cioè, questo è preliminare a qualunque risposta poi programmatica specifica. Se la interrompo, ma a proposito della questione in particolare, il Partito Democratico come si comporterà? Noi voteremo per autorizzare la richiesta d'arresto, ma non perché, come ricordava in modo assolutamente ineccepibile Linda Lanzillotta, c'è un ci sostituiamo alla magistratura e decidiamo noi se è colpevole o innocente. Decidiamo che quel deputato, non essendoci nessuna persecuzione politica, va trattato come ogni altro cittadino. E questo è il punto che noi rischiamo, sul quale noi rischiamo di alimentare questo cortocircuito tra la società civile, tra i cittadini e la politica. Quello va trattato come un altro cittadino. Sarà poi la magistratura a decidere se è innocente o colpevole. Questa è la questione fondamentale. Il Papa è l'agnello sacrificale di questo clima? Sarà, se il voto dovesse andare in quella direzione, cioè per il sì alla richiesta d'arresto? Come? Sì. Nelle mani di Bossi, assolutamente. Ecco, da questo punto di vista è molto interessante il zigzag della Lega, apparentemente incomprensibile della Lega. Bossi ha alternato richieste di galera e promesse di assoluzione con una velocità e una rapidità assolutamente sbalorditive. Naturalmente tutto ha una spiegazione. Allora ci si può chiedere se per caso la Lega non intenda fare come fece appunto nel 1993, quando di fronte a una richiesta di autorizzazione a procedere da parte della Procura di Milano nei confronti di Bettino Craxi, la Lega nel segreto in gran parte votò a favore dell'autorizzazione. In questo modo questo tipo di risultato, la richiesta di autorizzazione fu in parte bocciata, la Lega poté cavalcare la piazza. La differenza qual è? È che stavolta la Lega è al governo ed è una differenza fondamentale, quindi ha una concorrenza, diciamo, differenza è anche che allora aveva due voti, due o tre voti. Adesso ne ha molti di più. Però in alcune di quelle votazioni ci fu uno scarto molto ridotto. Sì, no, infatti. Questo. No, però, un momento, c'è una differenza. Allora la Lega, appunto, non faceva parte della maggioranza e questa volta invece è parte integrante del governo e ha una concorrenza molto forte nella possibilità di cavalcare la piazza, il PD. E questo spiega... In queste ore la Lega sta cercando di confondere le acque, di non far capire al Partito Democratico come voterà. Questa sera c'è un'assemblea della Lega, ma non è detto che ci sia una decisione, come dire, esplicita, limpida. Maroni dice lasciamo libertà di coscienza, no? Come linea vorrebbe. La possibilità di cavalcare quindi il mercoledì sera l'eventuale voto sfavorevole alla richiesta di arresto. Questo è un passaggio, ripeto, molto delicato, questa possibile concorrenzialità. No, c'ho la pubblicità, poi vado da Pio Nardi e dalla Lanzillotta. Però prima della pubblicità voglio una risposta secca. Il suo pronostico qual è rispetto a quello che succederà domani? Se si voterà segreto, io credo che la richiesta di arresto verrà bocciata. Passerà. No, verrà bocciata. Verrà bocciata.
con un sacco di voti del centro-sinistra. Questo punto però un attimo, c'è la pubblicità, adesso ci torniamo. Questo non si salva. Intanto mentre discutiamo, teniamo d'occhio, diciamo, le agenzie, quello che succede sui mercati. Intanto possiamo dirvi, come già era accaduto ieri, che l'oro, insomma il bene rifugio per eccellenza, registra un nuovo record, ha sfondato quota $1,600 l'once e a $1,607 sul mercato di New York. Io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ieri la giornata è cominciata con la quotazione dell'oro e poi ci sono stati i primi segnali dalle borse molto negativi e poi è andata come sappiamo, ovviamente ci auguriamo che non sia simile l'andamento di oggi. Torno un attimo da Fabio Martini. Dicevamo, col voto segreto dovrebbe essere bocciata la richiesta di arresto. Beh, dovrebbe, sì. Diciamo, stando naturalmente... un pochino... perché si chiede il voto segreto? Chi lo chiede? A chi conviene il voto segreto? Beh, si è detto che è stato chiesto dalla maggioranza, perché conta che... con la protezione del voto segreto possa esserci una confluenza anche di deputati dell'opposizione che vadano a colmare, e questo è un problema nuovo, la dissidenza che si sta preparando nella Lega. Con il voto segreto effettivamente diversi, forse molti, deputati leghisti potrebbero decidere di votare sì alla richiesta di arresto. Naturalmente... Il voto segreto, scusi... Prego. Il voto segreto è normalmente prassi in qualunque assemblea, certo, su richiesta, certo, quando si vota sulle persone. Sulle persone. No, ma infatti dai consigli non... comunali in su, quindi... No, ma non lo diciamo senza nessuna demagogia. Quindi... No, ci mancherebbe altro. Qui si tratta di... No, secondo il dissenso, semmai, non è solo leghista, ecco, ma anche all'interno del PDL molte persone, certo, hanno espresso idee diverse su questo voto. Quindi, alla fine... Ho l'impressione che sarà un voto di tanti singoli più che un voto di partito, questo voto alla Camera, sia nel centro-destra sia nel centro-sinistra. Quello che dice Cosetto è molto interessante. Non sarà l'ordine di scuderia, sarà ogni persona con quello che decide e nell'idea che si è formato su questo collega. Vota seconda coscienza, insomma, e diciamo così. Se avete visto molte dichiarazioni in questi giorni, alcuni ci tengono a dire voterò in un modo per uno e voterò in un modo per quella che verrà tra qualche tempo, che Milanese, senza fare nome, quindi anche no? all'interno del PDL ci sono state espressioni di questo tipo, a dire ok, ho letto le carte, questa mi sembra una cosa da fumus, cioè da persecuzione, l'altra mi sembra una cosa giusta, quindi all'interno del PDL e della Lega questa posizione c'è stata, per cui non sarà un voto di partito, sarà un voto di tanti singoli che si sommano. E questo è interessante, quindi è un voto più libero di tanti altri, naturalmente solo una piccola notazione, nel caso in cui la richiesta di arresto invece venisse accolta, a quel punto il mitico, fantomatico, chiacchieratissimo governo tecnico diventerebbe un pochino più vicino. Diventerebbe un pochino più vicino. Eh beh, sì. Voglio sentire su questo Pionati e poi vado dalla Lanzillotta. Io credo che, raccogliendo anche quello che è stato detto, una cosa è chiara, ormai si sta giocando di specchi, cioè nulla è come sembra. E su Papa si può verificare quella miscela esplosiva per cui non è soltanto l'atto del Parlamento che condiziona la piazza, ma è l'umore del Paese che può condizionare le scelte del Parlamento. Certo. Tra l'altro il voto segreto, perché dico che si sta vivendo in una realtà che è assolutamente virtuale? Che cosa può accadere? Una delle varie ipotesi. Che si voti per salvare Papa, sapendo che questo creerebbe un'ondata di malessere e di malumore ulteriore contro il governo, contro la Camera, e una spaccatura nella Lega tra, diciamo, giustizialisti e non giustizialisti. Quindi paradossalmente non è un voto fatto per aiutare Papa, ma per creare maggiori difficoltà all'assetto di maggioranza. Quindi siamo arrivati... insomma, un gioco particolarmente diciamo bizantino, strano, in cui, ripeto, e lo ripeto con grande serenità e coscienza, nulla è come sembra. Ma tutto questo è un testimone alla grande fragilità della politica e in questo momento anche della maggioranza. Questo testimone il momento, perché è un momento di grande difficoltà, di grande disorientamento, in cui nella storia capita che si cercano i capri espiatori, è un fatto fisiologico, per cui lui difende
i colpi d'Italia alle spese della politica, giustamente, e poi alla Camera hanno votato contro il taglio delle province. Ma, quindi, ma sì, è così, sono atti parlamentari, lo dovresti spiegare. C'era un atto da dare, da fare subito, ma un segnale. Ma non è che stiamo parlando, di sacchi di patate, quello era un emendamento che non andava bene nel merito. Io sono d'accordo con te, non dovete cavalcare queste cose. Ma non cavalco nulla, quello era un intervento sulle province che lasciava un vuoto e ci siamo astenuti. Però anche la vostra base è molto mugugnato dopo questa decisione. Spiegato, al Senato abbiamo presentato un emendamento più serio, insieme ai TV. Ma allora non cavalcate la piazza. Ma non cavalco, ma nemmeno posso accodarmi a qualunque cosa. Proprio perché non cavalco la piazza non mi accodo a qualunque cosa. Perché io sono d'accordo con la loro prudenza nel mettere mano a questi assetti istituzionali, come faccio io la difendo sempre questa posizione. Non è che attacco quando conviene e difendo quando conviene. Ma non attacco io dico quando... che qua, se ci facciamo prendere dalla facile... diciamo ondata demagogica, noi spaziamo via le istituzioni, gettiamo via il bambino con l'acqua sporca e non conviene a nessuno, perché questi fenomeni che sono, ripeto, storici, si chiama giacobinismo in termini generali, provocano sempre una circolarità per cui non si salva nessuno. La prima Repubblica lo ha dimostrato, quando si crede di dare qualcuno in pasto per fermare l'ondata non succede nulla, perché poi la richiesta raddoppierà, l'aggressività verso il sistema politico raddoppierà. Questa storia del governo tecnico, la risposta delle borse alla nostra, non alla nostra, perché ripeto, Corriere della Sera, pagina 3, c'è uno schema di tutta l'Europa che è in sofferenza, anche molto peggiore della nostra, è una risposta a una manovra che era stata sostanzialmente benedetta e protetta dal Quirinale e voluta da tutte le forze politiche. Quindi si era già manifestato. Ma perché devi dire? C'era un clima, c'è stato un clima, diciamo, di concordia, che ha portato a una manovra in tre giorni senza l'ostruzionismo. O mi sbaglio? Ma il Quirinale, durando quello che volete, è chiaro che l'opposizione è opposizione, però curandosi il naso si è verificata una cosa che normalmente non si verifica, cioè che una manovra del governo è stata varata un po' ore, diciamo, la risposta è stata qui. Allora, il governo cosa aggiunge? Quale economista di chiara fama propone Casini, il ragionier Galletti, non lo so, per dare una nuova grande dimensione all'attività di governo? Ascoltare queste cose. Il punto è che c'è un governo che non ha nessuna credibilità internazionale perché per gestire una manovra di 75 miliardi occorre stabilità e credibilità. Fino a tre giorni prima occorre, piaccia o non piaccia, il ministro dell'economia era un garante per i mercati internazionali. Il problema era è che neppure... Era voluto da voi come premier dopo Berlusconi. No, guarda, ti prego. Come no? Perché il 14 di dicembre per andava me, bene il voi al posto non esiste e non è mai stato così, almeno per noi. L'opposizione. Il punto è che anche il ministro dell'economia ha perso credibilità, stabilità e autorevolezza. E i mercati, la manovra... Dice a causa dell'inchiesta giudiziaria che coinvolge il suo ex consigliere politico. Diciamo, in cui ci sono degli passaggi molto oscuri. Ora il punto è che per guidare un paese nella tempesta Io voglio completare il discorso, se vuoi permettere, allora, sì, ci vuole popolo e territorio, ci vuole popolo e territorio. Stiamo garantendo. Questa visione della politica. No, però qualcuno deve concludere. Io sono stato interrotto. Vorrei concludere e poi Lanzillotta per tutto lo spazio. Facciamo che un attimo concludere. La teoria secondo cui tutte le colpe sono di questo governo, tutto il malessere, Tremonti che a dicembre andava bene come successore di Berlusconi. L'opposizione, ti porto la rassegna stampa, voi avete detto il segretario del suo partito Bersani una volta l'ha detto, ti porto la rassegna stampa, mi rinvito con la rassegna stampa. Ma dove? Ma vedi che siete veramente la negazione di quello che avete detto tre mesi fa. Ma chi ha detto? Questa visione è una visione legittima, assolutamente legittima. Io sostengo, e lo abbiamo fatto il 14 di dicembre, che invece Berlusconi, per quanto acciaccato, per quanto attaccato, per quanto aggredito, è l'unico argine al caos in questo paese. Perché se ci fosse stata la crisi il 14 di dicembre e se oggi si facesse una crisi per un governo tecnico con queste altissime personalità che il mondo ci invidia, che propone l'UDC, che propone tutti questi super partiti che consultati quotidianamente da Obama e da Putin per sapere come va l'economia italiana, noi andremo nel baratro. Quindi Berlusconi, nonostante vituperato, nonostante garantisce ancora quel minimo di stabilità
che dà al paese un po' di respiro, allora, al pari degli altri misuratori. Io credo soltanto che questa versione abbia pari dignità rispetto alla loro, per cui Berlusconi la sua replica, è il male assoluto. Quello che le chiedo però, mi pare di capire che il PD dice elezioni subito, sì, ma le elezioni non porterebbero altre instabilità? No, perché le elezioni dovrebbero portare altre instabilità? Noi siamo di fronte a un Parlamento che è delegittimato. C'è stato un... I nostri problemi sui mercati finanziari sono cominciati, che dipendono ovviamente dal contesto, per cui nessuno pensa che arriva un altro governo e il giorno dopo gli spread tornano a zero e tutti i problemi sono risolti, sarebbe propaganda dire questo, ma i nostri problemi si sono accentuati dalla sconfitta elettorale e referendaria della maggioranza. Quello è stato un passaggio, un segnale chiaro, che la maggioranza non teneva più. C'è stato un conflitto nella maggioranza sulla manovra pesantissimo. Noi abbiamo fatto ridere perché siamo andati avanti dicendo che la manovra era 25, poi era 40, poi era 47, poi era 80. Ci sono quei fogli comunisti che si chiamano Financial Times e Economist, che dicono esplicitamente che c'è un problema di credibilità dell'esecutivo. Ora, piaccia o non piaccia, questo è un dato che i mercati percepiscono in questo modo. Il governo Berlusconi oggi accentua i problemi, è parte del problema, non è parte della soluzione. E non è una questione di governo tecnico. Noi diciamo che bisogna andare alle elezioni. Ci può essere un passaggio breve per modificare una legge elettorale che è causa rilevante dei problemi in cui siamo, con un governo che abbia una maggioranza ampia, quindi non tecnico, ma perché i governi tecnici non esistono. Ma che esistono... cosa pensa? Una grossa coalizione? Come in Germania, una maggioranza ampia che di fronte a una persona che sappia tenere insieme, che sappia essere garante di un momento di unità fondamentale per cambiare una regola decisiva per la qualità della democrazia come la legge elettorale, in qualche mese si faccia questo e poi si vada a elezioni, cioè, perché se noi non rilegittimiamo il Parlamento, noi non usciamo da questo vicolo cieco. Questo è un punto fondamentale. Se si continua a avere la percezione che il Parlamento si arrocca, che si difende, che rinvia gli interventi sui costi della politica, noi andiamo a fondo, ma tutti andiamo a fondo, questo deve essere chiaro, e non ci sarà nessuna soluzione tecnica, nessun provvedimento economico che darà garanzia ai mercati. C'è un problema di qualità della politica e di qualità del governo che è assolutamente rilevante per quello che avviene sui mercati finanziari. Bisogna prenderne atto, se no si fa irresponsabilmente un danno irreparabile a questo paese. Crosetto, scusi, facciamo terminare Anzilotta, perché da Crosetto c'è una domanda. Grazie, per prego. Molto gentile. No, il punto è questo, che questo governo non è più credibile, non ha credibilità nella capacità di gestire la manovra. 5 minuti dopo che è stata approvata una manovra con una procedura eccezionale, c'era la rivolta delle regioni, la rivolta dei comuni, la rivolta dei sindacati, e questo governo non ha la capacità di trovare una sintesi nel paese, nell'interesse nazionale. Domani questo voto, io volevo fare una riflessione anche su questo, io penso che la Lega deve prendere una decisione che va al di là, perché è forse una riflessione anche sul fatto che il voto segreto alla fine non conviene molto, soprattutto ai partiti della maggioranza, perché non potrebbe in qualche modo controllarne l'esito, e io credo che dall'esito di domani, sia che sia accolto la richiesta di arresto, sia che non sia accolto, si apre una fase politica nella quale la Lega deve decidere se mantenere una sintonia con la propria base e guardare al suo futuro, o essere tirata a fondo con Berlusconi. Questo è il punto che io credo sta davanti alla Lega in queste ore, e che non a caso è molto, molto complesso. Ma credo che noi rapidamente, soprattutto se l'apertura dei mercati conferma quello che lei anticipava, occorre ristabilire una guida stabile, autorevole, che nei prossimi mesi dica che questo paese c'è e è in grado di fare delle politiche che facciano fronte alla crisi in un contesto europeo, perché è chiaro che l'Italia viene aggredita perché è la più debole, nonostante che ci abbiano detto che invece stavamo meglio degli altri, in un contesto in cui l'Europa giovedì dovrà essere capace di assumere una sua politica che salvi l'euro, e in questo io credo che la Germania ha una grandissima responsabilità, ma anche per spingere la Germania ad assumersi le sue responsabilità occorre un governo italiano autorevole.
Crosetto, ovviamente replichi a quello a cui si sente replicare, però io devo fare una domanda sulla scia anche di quello che diceva Fassina e Lanzillotta. Cioè, questo governo è in grado, è ancora in grado di reggere l'impatto con le tensioni di cui parlavamo prima, le tensioni sociali e le tensioni dei mercati, secondo lei? Ma questo governo ha retto in questi 3 anni il paese, loro dicono male, aumentando del 14% il debito, mentre l'Inghilterra lo aumentava del 40%. L'Inghilterra ha salvato tante banche. Non è un particolare rilevante. No, riesce a stare zitto una volta? Sì, a se non dici sciocchezze. Se non dici io. Sciocchezze, ma sì. Le sciocchezze sono quelle che dici tu dall'inizio, senza sì, altre parti. L'Inghilterra ha speso 80 miliardi per salvare tre banche nazionali. Ma non considerare una virtù il fatto di non paragonare l'Italia all'Inghilterra. Vanno bene le cose. Poi veniamo a tutte le repliche. Prego. Il problema è di persone come lui. È che se questo paese fa qualcosa di bene e governa Berlusconi, non bisogna dirlo o bisogna smentirlo. Se fa qualcosa di male quando governano loro, va smentito e negato. Invece io, se Prodi ha fatto qualcosa di bene, mi sono tolto il cappello e l'ho riconosciuto. Se Berlusconi fa qualcosa di male, o Tremonti, lo dico. Se Berlusconi fa qualcosa di bene, lo dico. Questo governo ha tenuto la barra di questo paese, mentre altri, come l'Inghilterra, la Francia e tutti gli altri paesi europei, con eccezione della Germania e dell'Austria, hanno fatto molto peggio per questi 3 anni. Questo governo è credibile o non credibile? Perché c'è qualcuno che seriamente pensa che noi adesso potremmo perdere 6 mesi per fare la riforma della legge elettorale, poi andare a votare, vedere che maggioranza esce fuori e capire in questi 6 mesi chi è l'uomo che dà questa credibilità internazionale? Cioè, perché se c'è qualcuno che lo pensa seriamente, legittimato, è come, altro che ballare sul Titanic mentre affonda, cioè, dopo che ha affondato continuare a ballare. Adesso il problema, secondo me, è il fatto che Napolitano il giorno dopo la fiducia abbia ribadito che si aspettava che questo non fosse un atto unico, quello della compattezza su questa manovra, è l'unica strada che rimane. Cioè, io non so se Berlusconi si presenterà o non si presenterà ancora il prossimo anno o tra 2 anni o quando sarà. Io so soltanto che questo paese, con tutte le critiche che bisogna fare alla politica economica, dovrei dimostrare, come ha dimostrato nella settimana scorsa, nei prossime settimane, la capacità di compattarsi attorno ad alcune cose da fare. Cioè, deve incalzare, secondo me, maggioranza e opposizione, il governo perché si vada avanti. La manovra non è bastata, perché non è bastata la compattezza. I mercati internazionali non giudicano la compattezza di un governo, ma quando qua? I mercati internazionali, come sai benissimo, si mettono lì e guardano. Allora, cosa non è stato credibile di questa manovra? È che siccome la guardano degli economisti che qualcosa fanno di economia e non fanno politica, hanno visto che nel 2014, di fronte a un taglio del 2% della spesa pubblica, è difficile preventivare una crescita dell'1,5% del PIL. E allora hanno giudicato quello, non hanno giudicato i nostri discorsi, l'arresto di Papa, perché non gliene può fregare di meno. Giudicano la capacità di un paese di pagare il proprio debito pubblico. Allora io continuo a dirlo, lo dico da qualche settimana prima, c'è stata questa manovra che in qualche modo cerca di ridurre il deficit, noi dobbiamo in qualche modo vendere alcune cose di questo Stato, iniziare dismissioni, privatizzazioni per abbattere il debito, che è l'unico modo per dare credibilità. L'altra cosa è, e in questo servono maggioranza e opposizione, rifare l'assetto dello Stato. Perché se io non cambio l'assetto dello Stato che mi genera quella spesa pubblica, mi genererà tutti gli anni quella spesa pubblica. Se io ho una caldaia da 30.000 calorie che mi consuma X all'anno e non ne prendo una da 20.000, continuerà a consumarmi quello. Allora, questa riduzione di caldaia, la settimana scorsa ho fatto l'esempio della macchina, non è una cosa che può fare solo la maggioranza, su proposta della maggioranza, ma deve coinvolgere il Paese, perché il giorno che tu dici... Per questo ci vuole una grande coalizione. Ma la grande coalizione, il meccanismo grande coalizione o meno, non mi pare ci siano i requisiti in questo momento. Allora, c'è il governo in carica,
chi ha vinto legittimamente e l'altro la maggioranza non è riuscito a fare una norma sulle liberalizzazioni perché non ha la forza di fare una riforma. Può darsi che questo governo non abbia la forza di fare tutto quello che va fatto, e secondo io sarei molto più duro, lo dico da tre settimane, sì. Liberalizzatore da questo punto di vista, non è che posso dire di più di quello che ho già detto, ma vedi l'errore che tu fai, non è che puoi tornare anche lì nella prima repubblica in cui dici stavolta ci siamo noi, la prossima ci sarete voi magari. Ogni elezione che fai dici ha perso la maggioranza. Cioè, la Camera, la Costituzione dice che si vota, il governo sta, se riesce, 5 anni se ha la maggioranza. E non è che ti dice poi se l'anno dopo voti in 17 comuni e perdi devi cadere, o se perdi il referendum devi cadere. Quindi non rivoluzionare a seconda del giorno. Io faccio un discorso politico, non di legittimità costituzionale. Il governo sta o meno, si ha la capacità di dare risposte al Paese. Esatto. Questo governo cadrà nel momento in cui non avrà capacità di dare risposte al Paese. Io ti dico, pur essendo uno critico, che la barra tenuta in questi 3 anni dall'Italia è stata tutt'altro che negativa. Se tu sabato... Ho ascoltato, letto giornali spagnoli e ascoltato la televisione spagnola. Grandissima prova dell'Italia. Quello sì che è un paese serio che sa compattarsi. D'altronde in questi 3 anni... leggete i giornali spagnoli? No, perché altrimenti sai... Perché qua siamo anche così intelligenti che se c'è l'Economist che parla male di noi, oggi prendiamo l'Economist. Se domani c'è il paese che parla male, noi prendiamo il paese. Se ieri c'era Der Spiegel, mi pare che non fosse molto tenero con noi. Crosetto, scusi un attimo, la interrompo perché irrompe una notizia di cronaca, peraltro insomma ampiamente annunciata. Salvatore Parolisi è stato arrestato per l'omicidio della moglie Melania Rea, l'ordinanza di custodia cautelare gli è stata appena notificata. Poi ovviamente ve ne daremo conto anche nell'edizione delle 13.30 del nostro telegiornale. Voglio chiedere una cosa a Martini, mi pare ieri c'è stato questo incontro tra Napolitano e il Premier, qualche cronaca oggi sui giornali raccontava di un Premier che ha varcato il portone del Colle, insomma già sapendo che non avrebbe deciso nulla e che non si sarebbe arrivati a nulla di concreto rispetto ai temi diciamo sul piatto. Napolitano cosa ha chiesto però? Un confronto vero, serio con l'opposizione mi pare, no? A Berlusconi e alla maggioranza sui temi quelli... cruciali, sì. Non solo le riforme, ma anche le misure per la crescita, mi pare, no? Che sono l'altra parte della manovra, diciamo, l'altra parte incriminata di questa manovra. Certo, no? Anche tutto questo... No, ma diciamo, in questo clima come si fa? E mi chiedevo, siccome Crosetto in qualche modo l'ha detto, cioè questo richiamo di Napolitano, dice che sulla manovra c'è stata questa intesa perché c'erano motivi contingenti stringenti. Ma è possibile il dialogo tra maggioranza e opposizione? Non mi sembra che ce ne siano. Se vogliamo essere sinceri, dobbiamo riconoscere che per un lungo periodo tutti abbiamo considerato, diciamo, il ruolo dell'opposizione, in particolare del PD, abbastanza laterale, anche nei dibattiti mattutini di questa trasmissione. Spesso negli ultimi 10 minuti si parlava della posizione dell'opposizione. E invece si apre una stagione nella quale... Scusi se la interrompo, tutte positive in apertura alle borse, meno male, compresa Milano che segna dunque in rialzo anche l'indice di Milano e che ha più 0,64%, questo per dare una notizia. Una buona notizia, almeno adesso. Prego. E ovviamente quel che farà... il PD, che è il principale partito di opposizione della terza potenza economica europea, non è indifferente, e gli stessi operatori di mercato, che ovviamente non sono così occhiuti, ma insomma seguono ovviamente le prese di posizione più importanti dei principali esponenti del partito, ovviamente seguiranno anche quel che farà il PD nei prossimi giorni. Da questo punto di vista, per ora, occorre riconoscere che sull'immediato futuro non c'è una posizione univoca, non c'è un conflitto interno, che pur sarebbe legittimo, ma non c'è una posizione univoca. E anche questa mattina, ascoltando Fassina, si è avuta conferma di questo. Nel senso che ieri, in un'intervista pubblica a Forlì, il segretario del PD Bersani ha dichiarato esplicitamente che la soluzione ottimale sarebbe quella di andare ad elezioni, ha parlato di strada di via maestra, un'espressione di questo tipo. Mentre è noto che i due principali notabili del Partito Democratico, Massimo D'Alema e Walter Veltroni,
propongono invece un governo di responsabilità nazionale, una sorta di governissimo. Ovviamente si possono fare le dietrologie più futili su queste diverse posizioni. Si può immaginare che D'Alema e Veltroni in questo momento siano un pochino fuori gioco e pensino di poter rientrare nel gioco facendo gli sponsor di un'operazione di questo tipo, e che invece Bersani possa godere di una posizione di forza e di leadership andando alle elezioni. Una cosa è certa: se il PD propone elezioni anticipate, ritiene che l'Italia non sia sull'orlo della bancarotta. Certo. Questa è l'unica certezza che possiamo esprimere. Sentiamo Fassina su questo. Ma è evidente che a tutti noi piacerebbe stare in un contesto politico con un governo solido, con una prospettiva di 5 anni davanti, e a quel punto sarebbe veramente irresponsabile proporre elezioni. Purtroppo non è così. Purtroppo non è così. È evidente che un'elezione in questo momento è un fatto che non aiuta, è un fatto negativo. Il problema è che noi siamo tra il male e il peggio, non abbiamo davanti a noi una scelta ottimale, perché se ci fosse un governo in grado di governare avremmo tutti l'interesse che quel governo continuasse. Purtroppo non è così, il governo non è in grado di governare. Ha fatto una manovra, guardate, che noi con senso di responsabilità, perché il paese è sotto attacco e nessuno gioca allo sfascio, abbiamo condiviso le procedure accelerate, ma nel merito la manovra è così iniqua da essere controproducente per l'economia e per, come dire, per il consenso necessario che ci vuole ad attuarla. Quando tu metti ticket di 10 euro o tagli le pensioni appena superiori a 1.100 euro e non tocchi le rendite finanziarie, crei un problema fondamentale, il problema dell'equità nei sacrifici, oltre a quello dei costi della politica, anche il bersaglio vero, cioè del fatto che in questo paese, come in tanti altri paesi, c'è stato un arricchimento di nuclei ristretti che in questo momento devono essere coinvolti nei sacrifici. Questi aspetti qua sono aspetti che rilevano per la stabilità, per l'accettazione dei sacrifici, per la credibilità della manovra. Quindi di fronte a noi, purtroppo lo scenario meno peggio, non quello ottimale, quello meno peggio, no, non è la continuità del governo Berlusconi, che non ha le condizioni per dare le garanzie che servono. È stata approvata una manovra che rinvia al 2013 e 2014 aumenti di tasse che sono assolutamente, come dire, improponibili, perché quando tu mi dici che tassi anche i contributi sociali che pago all'INPS, o quando tu vuoi tagliare le detrazioni per il figlio a carico, la moglie a carico, le detrazioni per la produzione del reddito, stai dicendo delle cose che non stanno insieme. E hai ragione quando dici che i mercati la guardano, e l'hanno guardata. Col piccolo particolare vorrei sottolineare che noi non è che siamo arrivati qua per caso. È stato approvato un documento di economia e finanza ad aprile, votato da tutta la maggioranza, perché poi io sento che si critica Tremonti come se Tremonti avesse la potestà legislativa. Il documento di economia e finanza che prevedeva quegli obiettivi e che invece di prevedere gli effetti negativi sul PIL, prevede un PIL che nonostante una manovra di quell'impatto continua a crescere dell'1,5%, l'avete votata tutti insieme. Ora, quando si fanno questi confronti con gli esponenti della maggioranza, dicono dovremmo fare, sono passati 3 anni, perché le riforme a costo zero, come quella che tu indicavi, che è sacrosanta, non l'avete cominciata prima? Non è a costo zero, purtroppo, no, la riforma dello Stato. Consente di risparmiare. Solo perché c'è la pubblicità, andiamo in pubblicità, poi conclude il discorso, poi ho la Lanzillotta e così. E Pionadia. Sempre a proposito di borse, allora a Piazza Affari l'indice segna adesso un più 0,8%, diciamo che stanno andando anche molto meglio i titoli bancari. Unicredit è in rialzo dell'1,5%, Intesa San Paolo più 1,35%. Allora Fassina, a concludere. Concludo rapidissimamente su un punto politico fondamentale. Sono molto d'accordo che il Paese ha bisogno di compattarsi, le forze politiche, le forze economiche e sociali. Sottolineo un aspetto positivo, perché noi poi guardiamo sempre alle vicende negative. Un aspetto positivo è che 10 giorni fa c'è stato un importante accordo interconfederale per il modello contrattuale, per la democrazia dei luoghi di lavoro, che è un asset preziosissimo. Questa capacità di compattarsi purtroppo non può essere sollecitata e garantita da questo Presidente del Consiglio, che ci piaccia o no è stato sempre, in tutta la sua parabola politica, una figura divisiva e continua ad esserlo. Quindi
temo che se non si rimuove questo ostacolo, la possibilità di compattarsi, gli appelli del Presidente della Repubblica, sacrosanti e giustissimi, rischiano di essere retorici, nel senso che il Presidente del Consiglio e l'assetto di questo governo, per quello che è accaduto negli ultimi 3 anni e prima, rendono impossibile questo compattamento. Quindi noi vogliamo essere responsabili, credo che il principio di responsabilità deve essere seguito anche dalle altre parti. A proposito di responsabili, ma non in quel senso. Credo che la risposta della borsa di oggi sia distensiva rispetto a questi discorsi di scombussolamento generale del quadro politico. La posizione di Fassina è ovviamente degnissima e rispettabilissima, io ce l'ho esattamente opposta. Ho detto prima, credo che Berlusconi, nonostante tutti i mali che gli si possono attribuire, garantisce quel minimo di stabilità e garantisce anche quella rappresentatività del sistema istituzionale italiano necessario a livello internazionale. Ripeto, è una questione che non può avere una controprova, perché non abbiamo due governi che governano e due maggioranze che governano, ce n'abbiamo una, fortunatamente è questa, però credo che aprire oggi in qualunque modo, io lo dico anche se ci fosse al governo Prodi o il centro-sinistra, assolutamente, lo direi allo stesso modo, l'ho detto anche con Prodi quando ero senatore. Il problema oggi è che aprire oggi un varco significa far entrare tutto quello che stiamo tenendo a fatica fuori dalla nostra porta, cioè tempeste, incursioni, speculazioni, e sarebbe un vulnus gravissimo per il nostro paese. Ultima considerazione, e io insisto sempre, guardare le cose con un'ottica non provinciale. In gioco c'è la stabilità, se non l'esistenza stessa dell'euro. Prima nel fuori onda parlavamo con Fassina anche delle preoccupazioni che gli Stati Uniti stanno manifestando sull'equilibrio complessivo e la tenuta complessiva dell'euro, cioè di tutta l'Europa. Quello che fa il problema sulla loro tenuta complessiva. Esatto. Loro non sanno, se noi classificassimo il debito americano, non nemmeno lo sanno, i parametri europei sarebbe default. L'America, se fosse giudicato, il Giappone al 220%, sarebbe in default, anche se quella situazione, come dire, deve preoccuparci tutti, perché ma ci preoccupa tutti ormai. Il treno che sta camminando è un treno che sta ridefinendo l'economia mondiale, cioè quello che succede in Cina, per essere chiaro, non era mai stato così prima, influisce anche sull'economia della regione Calabria. Se non si capisce questo, che noi pensiamo di essere una monade isolata che viaggia per proprio conto, non arriveremo a nulla. C'è un livello europeo che non sta funzionando, l'Europa non sta dispiegando quello che avrebbe dovuto dispiegare e che i padri fondatori avevano immaginato. L'Europa è un ente burocratico, punto e basta. La Germania determina una linea che condiziona tutti gli altri paesi. Questa è l'Europa. Non c'è un assetto mondiale stabilizzato, c'è la Cina che con la propria crescita o decrescita influenza gli altri. Gli Stati Uniti, ripeto, che non sanno nemmeno a quanto ammonta il loro debito pubblico complessivo, che è una cosa assurda, come se il padre il capo famiglia di una famiglia normale non sa quanto è il suo stipendio. È una roba allucinante. Questo è lo stato dell'economia mondiale. Possiamo discutere sulle responsabilità, ma certo noi siamo un piccolo oggetto che, insomma, ha maggiori difficoltà rispetto agli altri, e proprio in questo momento dovrebbe fare appello alle proprie forze e anche a minor livello di propaganda e maggior livello di responsabilità, per chiudere con la domanda sui responsabili. Zillotta. Io credo che molte delle cose dette sulla globalizzazione sono vere, questo non assolve ciascun paese dal fare tutto quello che può, a cominciare dalla Calabria, che è quanto ad amministrazione, a debito e a costi della politica, certo non dà il buon esempio. Personalmente penso che uno dei problemi dell'Italia, che ha impedito in questi anni politiche coese per la crescita, sia la sua lacerazione. La lacerazione che ha prodotto il sistema politico negli ultimi 15 anni, e non credo quindi che in questo frangente quello che occorre sia una campagna elettorale che accentui queste lacerazioni. Occorre anzi riconciliare, cucire, per unirsi e fare politiche per la crescita, perché né la stabilità finanziaria né il lavoro per i giovani, che guardate è un'emergenza nazionale, possono essere assicurati in un tempo sostenibile non ci si mette insieme a fare le cose necessarie per il paese. E per fare questo occorre un quadro politico diverso dall'attuale, perché sicuramente Berlusconi non è in grado di garantire la riconciliazione nazionale e l'unità e la coesione delle forze politiche e sociali sugli obiettivi della crescita. Quindi questo è quello che occorre al Paese, e in questo quadro anche lavorare una riforma della legge elettorale che rilegittimi l'istituzione parlamentare.
proporre di andare domani alle elezioni, io non credo che sia la terapia che occorre per le emergenze che stiamo attraversando. Crosetto, no, a parte che sulla diciamo, la possibilità di una coalizione di centrodestra e centrosinistra, mi pare già si sia espresso, nel senso non ci sono, no, mi pare, le condizioni, no? Al di là adesso della richiesta di elezioni. Guardi, subito. Adesso, mi pare, a me non piace discutere queste alchimie politiche. Io penso ci sia un momento difficile, spetti al governo proporre delle soluzioni, spetti al governo aprirsi realmente al dialogo, come chiede il Presidente della Repubblica, spetti all'opposizione fornire le proprie idee perché queste soluzioni siano migliorate, e bisogna andare avanti. Cioè, io non penso che nei momenti di difficoltà come queste serva farsi delle elucubrazioni mentali mettendo parole su parole, serve rimboccarsi le maniche e trovare soluzioni. Alcune cose buone all'interno di una manovra, di questa manovra, ci sono, ad esempio sui giovani la tassazione al 5 per mille, io la trovo una cosa, un esperimento importantissimo, anche se il problema non è creare solo imprenditoria, è creare posto di lavoro, che sono due cose diverse. Ma anche attraverso l'imprenditoria si possono creare, perché giovani che hanno voglia di fare, di sperimentare, ci sono. Il problema è superare questo momento in questo modo qua. Non sono le elezioni, non è il cambio legge elettorale, non vedo altri leader, anzi sono preoccupato perché ho l'impressione, sentendo soprattutto Fassina, devo dire, che il giorno che non ci sarà più Berlusconi ci sarà una totale crisi di identità. Perché pare che il ragionamento del PD sia, da dovunque si guardi ci sia Berlusconi e sia impostato su Berlusconi. Ma Berlusconi è il leader di un partito, è attualmente Presidente del Consiglio, secondo me ha degli atu internazionali che se in questa fase soprattutto di difficoltà il Paese li lascia giocare sono ancora superiori a qualunque altra persona, perché basta andare all'estero e vedere comunque come, basta veramente muoversi all'estero. Ma dove vai all'estero, scusa? Sì, dimmi un paese dove c'è stima per un po' di tempo. Possiamo avere il consiglio del mezzo. Dimmi uno. Ma le dimmi all'estero un po' ci vado. Ma perché voi non ci andate allora? No, io ci vado regolarmente, ma ti assicuro che non ho trovato nessuno. In paesi in cui le richieste del governo possiamo avere una visita di Berlusconi. Oppure possibilità di ingresso alle nostre aziende che passa attraverso visite di Berlusconi, non sicuramente di altri. Beh, sicuramente Berlusconi, diciamo, è un politico, ma è una rockstar in qualche modo, diciamo, no? Allora, diciamo pure perché... che assomma al fatto di essere Presidente del Consiglio una conoscenza internazionale che in Italia... Nessun altro. Ma dai, per favore, ma allora, siamo noi ossessionati da Berlusconi, siete idolatri, ma voglio dire, negate anche l'evidenza. Fassina, sei mai uscito da casa. È patetico. Posso interrompervi perché poi non potremo fare più contraddittorio, abbiamo finito il nostro tempo. Intanto vi ringrazio, ovviamente Omnibus rinnova l'appuntamento a domani mattina, adesso coffee break, ci occuperemo ancora di manovra ma anche di costi della politica e di antipolitica. Voglio chiudere citando nuovamente una fotografia, un titolo che compare questa mattina sul Corriere della Sera che mi fa sorridere, c'entra ma non c'entra con quello che abbiamo detto, dopo 400 giorni, cioè più di un anno, il Belgio è senza governo e tutto va. Ovviamente una situazione molto diversa rispetto alla situazione italiana, però il Belgio, nonostante la crisi politico-istituzionale, tiene la rotta nel mare in tempesta dell'Eurozona, l'economia tira, il prodotto interno lordo cresce. Sì. C'è il governo vecchio in proroga, non è che non ci sia. Però c'è un impasse politico, insomma, nuovo, abbastanza. C'è da 400 giorni quello in scaduto. Ed è divertente questa sottolineatura e questo reportage che ci offre il Corriere della Sera. Grazie a tutti, con Omnibus ci vediamo domani. È una balla.